9 per il comfort e il tempo libero. Eccoci tornato, Bagno Birna, sì! Poi, io ho dei ragazzi fantastici qua dietro che mi fanno compagnia, fanno molto confusione e sono contenta. Grazie! Thank you very much! Ok, noi andiamo avanti! È il secondo incontro fra Riccardo Luigi di 70 kg, Riccardo Pezzani, Luigi Fantini. E chi vince questo passa il turno del 70 kg. Quindi chiedo al nostro giudice, questo è un finale. La finale. È la finale dei 70 kg, quindi attenzione. Prima ha vinto Riccardo. Quindi se Riccardo vince ancora, ha vinto lui. Lo dico io, aspetta. Non ci siamo. Vuole, fermi così. Allora questo è... Siamo arrivati al finale di 70 kg. No. Non tirare. Si sono già incontrati prima Riccardo e Luigi. Se vince Riccardo, passa a lui. Buono. Ha vinto Riccardo! Il campione di 70 kg, eccolo lì, Riccardo Pezzani, bravissimo. Ci vedremo dopo. E adesso chiamiamo i finalisti di 75 per il loro secondo incontro. E Massimiliano Simoni e Massimiliano Bandi. Eccoli qui. Il secondo incontro. Prima ha vinto Massimiliano Simoni. Quindi se vince lui passa ed è il nostro campione di 75 kg. Giudice, signor Bosi, è un po' agitato perché questo è il finale, ha visto? Deve avere tutto perfetto, perfetto. No, è giusto. Non è contento e cosa è successo? No, giudice, ma, i piedi o sulla pedana o di là, insomma, ecco, però non non dentro, non devi mettere i piedi dentro, sotto il tavolo. Aspetta. No. E siamo al finale della nostra gara di braccio di ferro. Finico! Non ho preso le dita. No. Il finale, chi vince? Massimiliano Simoni o Massimiliano Bandi? Simoni è il nostro campione di 75 kg, bravissimo. Dopo vedremo anche lui per la premiazione. Adesso passiamo subito al 90 kg e adesso abbiamo Mauro Baschieri contro Filippo Barzella. 90 kg, salutiamo la Betta, grazie Betta. E abbiamo Mauro Baschieri e Filippo Barzella. Quindi concentrazione. Seguite le regole ragazzi, se no il giudice vi fa fare ancora un'altra volta. Eccole lì! No! Aspetta. No, non è ancora. Prego!
partiti. Tieni giù il gomito, tieni giù il gomito. Dato, dai. Chi ha vinto? Filippo. Sempre 90 kg, Filippo. Mauro, ci siete? Ce la fate? Ma non abbiamo massaggiatore, mi dispiace. Ci voleva un bel massaggio veloce, vero, prima di partire. Questo ci manca. Ok, secondo incontro. Allora, Filippo ha vinto l'incontro precedente, quindi se vince un'altra volta lui, è il nostro campione. Invece, se vince Mauro, dobbiamo fare un'altra ancora. Aspetta, no, no. Finale, 90 kg. No, aspetta. Così, aspetta. No, no, no. Così. No, no, no. Fermi, fermi. Prego! Buono, no. La bella. Ok, allora bella. Ha vinto una volta Filippo, una volta Mauro. E adesso noi abbiamo l'ultimo incontro di questo pomeriggio, che dobbiamo decidere chi vince la categoria 90 kg. E quindi continuano ad andare avanti Mauro e Filippo, non si capisce chi è più forte di chi. Quindi speriamo che questa è l'ultima. Chi vince questo dovrebbe essere il campione di 90 kg. E loro sono Mauro Baschieri e Filippo Varzella. Aspettiamo il via del giudice, signor Vosi. No, no, no. Prego! Buono, andato. Mauro! Mauro, bravissimo il campione! Mauro Baschieri è stato bravissimo anche Filippo, grande Filippo! E però adesso noi abbiamo i nostri quattro campioni. E io vorrei chiamare al mio fianco un signore che si chiama, un signore ragazzo, che si chiama Michele Grossi. Grazie Luis, ti ringrazio. Eccola per il signore, qua. Facciamo ragazzo perché mi sento ancora giovane, insomma. Allora, a questo punto non ci rimane che invitare Orsetta Borghero qua con noi. Direttamente dalla Sai l'ultima, canale 5, la nostra bollicina, eccola qua. Ciao Orsetta, c'è anche i fans di dietro. Vuoi dire qualcosa per ringraziare l'organizzazione? Grazie, oddio che meraviglia, anche le lettere d'amore, che bello, grazie. Non è vero, sono le cose che mi sono cadute dietro. Certo che voglio ringraziare l'organizzazione tutta e poi in modo particolare voglio ricordare anche gli sponsor, che allora sono Heinz Italia, Globe Sport, Cassa di Risparmio di Ferrara, il Dottor Donati, Comacchio Carni e i fornitori del bagno Virna, che ci ha ospitato gentilissimamente qui al Lido di Spina, e poi soprattutto, insomma, in questo caso l'Algida, perché ci ha fatto dei regali. Grandioso, un applauso ai nostri sponsor. Vorrei invitare qui con noi il patron della manifestazione, che è stato anche l'arbitro, Maurizio Bosi, con le sue buste e ovviamente giudice, con i premi. Esattamente. Allora molto Maurizio, corretto. Incominciamo a chiamare insieme i vincitori. Incominciamo dalla categoria 70 kg, se l'è assegnato Riccardo Pezzani. Un applauso a Riccardo. Riccardo qui con noi, corre Riccardo per la consegna dei premi. Ecco Riccardo che verrà premiato, ecco qui fra noi, fra queste bellissime ragazze, di me ti devi accontentare. Senti, allora, Maurizio Bosi ti consegna il soggiorno a Marileva. A Marileva, ricordiamolo, soggiorno a Marileva e il regalo dell'Algida per te.
come regalo finale c'è anche un bacio da Orsetta e da Luis. Questo è un fuori programma. Michele, scusa un attimo, io avrei il piacere di avere qui al mio fianco la signorina Mary del Bagno Vinna, gestrice. Benissimo, allora la Mary, infatti l'avrei chiamata immediatamente, qua di fianco che ha voluto Mosi. Quest'anno la finale qui al suo bagno. Si aggiudica i 75 kg Massimiliano. Simoni, un applauso per Massimiliano. Ecco Massimiliano che sta arrivando con le bellissime magliette, oltretutto offerte da Marigo Service. Regalo dall'Algida per te e il nostro soggiorno da Maurizio Bosi, che è il patrono della manifestazione. Andiamo con la categoria dei 90 kg, che se li hai aggiudicati. Mauro Baschieri, un applauso a Mauro. Grande Mauro. Anche per te il regalo dell'Algida e il soggiorno gentilmente offerto dalla Marimo Service. E a questo punto andiamo nei pesi massimi, Maurizio. Se l'hai aggiudicato i 100 kg, Massimo Minguzzi. Un applauso a Massimo e vorrei che sia premiato da Mary. Ricordiamo anche Max del Bagno Virna che ci ha ospitato con questa fantastica manifestazione. Consegniamo la busta, prego Mary, la busta, un bacio. Orsetta e Luis, a questo punto cediamo il microfono a Mary che vuole dire giustamente due parole e poi diamo dei premi alle ragazze che ci hanno aiutato quest'oggi. Comunque vai Mary, te. Niente, io volevo ringraziare tutti i partecipanti che siete stati numerosi, ringrazio tutto il pubblico che è stato caloroso e alla fine ringrazio i miei collaboratori che senza di loro io non sarei riuscita a fare la manifestazione, tutto lo staff del Bagno Virna che mi hanno aiutato. Grazie a tutti. Grazie alla Mary. A questo punto dobbiamo premiare altre due ragazze che ci hanno aiutato. Giorgia Pareschi del balletto, prego Giorgia. L'Algida offre un premio anche a te. Ecco la Giorgia qui con noi. Viene premiata dalla Mary, sempre. A questo punto un abbraccio perché so che oltretutto la Giorgia è una cliente del Bagno Virna. E la Betta, la nostra ragazza Ring, un applauso per la Betta, prego, ci stringiamo tutti in mezzo a queste bellissime ragazze. Tu giochi a tennis? Sì. Betta, è un completo per il tennis. A dare i baci a tutte le ragazze, sono invidiata da tutti gli uomini. Grande Mary, a questo punto il microfono a Maurizio Bosi per i saluti finali. Microfono ce l'ho già, grazie Michele. Comunque voglio ringraziare soprattutto tutto lo staff del Bagno Virna che mi ha ospitato quest'anno, i conduttori che mi hanno seguito fin qua, i collaboratori, gli sponsor e tutti i concorrenti. Grazie a tutti, arrivederci l'anno prossimo. È sempre grazie. Molto timido, consegniamo gli ultimi premi ai cantanti di questa bellissima manifestazione. Gianni Drudi, prego qua con noi, comunque per la consegna del regalo, e la nostra cantante qui, prego che vorrei un applauso alla Stefania, prego. Ci mettiamo tutti qui per una foto di gruppo finale e dopo cediamo il microfono a Gianni Drudi. La consegna dei regali da parte di Mary, prego Mary. Un bacio come diritto. E a questo punto è qui Gianni, fanne buon uso Gianni, anche voi, per riparati dalla pioggia. A questo punto da Michele Grossi, Luis Gard e Orsetta Borghero un arrivederci al prossimo anno. Grazie, grazie al Bagno Virna. Sigla! Ce n'è anche per noi, tu che sei un eroe con un
destro mancino e un sinistro forzuto, tiri giù anche brutto. C'è neanche per noi, tu che sei un eroe, con un destro mancino e un sinistro forzuto, tiri giù anche brutto. Braccio di ferro, sei forte perché c'è Olivia che ride ed è sempre con te. Con la forza che hai ti togli sempre dai guai e di quelli si sa, c'è neanche per noi. Sei un eroe con un destro mancino e un sinistro forzuto, tiri giù anche brutto. Per il comfort e il tempo libero.